Mario Balotelli ha sempre fatto parlare di sé per le sue prestazioni dentro al campo e per i suoi atteggiamenti fuori. Il calciatore, dopo aver visto la prima puntata di Live Non è la D'Urso, ha attaccato duramente la conduttrice. Balotelli con una sua Instagram Stories ha voluto ricordare un episodio che l'ha coinvolto da vicino e che ha visto protagonista la sua piccola Pia. Quando è entrato in studio Fabrizio Corona ha chiesto scusa a Barbara D'Urso, a quel punto il calciatore ha chiesto, in maniera ironica, se facesse male vedere i propri figli utilizzati per scopi televisivi o legati al gossip. La figlia di Balotelli da Barbara D'Urso. Nell'attacco via sociale alla conduttrice del programma di Canale 5, Mario Balotelli si riferisce ad una vicenda legata alla figlia, Pia, avuta da Raffaella Fico, e che spesso è stata al centro di dibattiti avvenuti nel salottino televisivo. Il frutto della tormentata storia d'amore tra la bella showgirl napoletana e il calciatore, per lunghi anni al centro del gossip, ha avuto come frutto la meravigliosa Pia. Purtroppo, però, per ben 2 anni Balotelli non ha voluto riconoscere la figlia, nonostante l'insistenza della madre della piccola. La Fico aveva intentato causa per vedere riconosciuta alla bambina la paternità. Poco prima della prima udienza, nel 2014, il calciatore si sottopose al test del DNA che confermò inequivocabilmente che quella meravigliosa bambina, di soli 2 anni, era sua figlia. A quel punto il calciatore ha avuto una bella presa di coscienza, annunciando immediatamente al mondo la notizia. Il tutto tramite i social e cercando di andare spesso a Napoli, città nella quale vivono l'ex compagna e la piccola. Ora capita abbastanza spesso di vedere immortalati sui giornali Mario Balotelli, insieme a Raffaella Fico e la piccola Pia. I due hanno chiarito di aver mantenuto il rapporto solo per il bene della figlia e per farla crescere con entrambe le figure genitoriali presenti. Mario Balotelli e lo scontro con Barbara D'Urso. Come detto in precedenza, Mario Balotelli ha postato una storia su Instagram, in riferimento alla puntata di ieri di Live Non è la D'Urso, e nello specifico alla reazione della conduttrice davanti alle scuse di Fabrizio Corona. Il calciatore ha visto un'analogia con le ospitate e la presenza della sua ex compagna. Proprio tra il 2013 e il 2014, quando chiedeva, anche tramite i programmi della D'Urso, che il calciatore riconoscesse la figlia. Un attacco diretto e senza mezzi termini. Staremo a vedere se nei prossimi giorni Barbara D'Urso risponderà a Balotelli o se eviterà di dare adito ad ulteriori polemiche.